Sei pronta? Ci siamo? Un attimo, tesoro. Sono le 10:30, ci perdiamo l'aurora. Eccomi qua, svelta, no? La moglie lampo, genio dell'alta moda e campione di dinamismo. Ah, saluta questa targa, Gianni. Per questo nome oggi comincia una novella storia. Vivia, non siamo riusciti ancora a vivere la nostra storia e già ne vuoi far cominciare un'altra. Ma questa è una storia che interessa a tutte e due, vedrai. Mm? Ma Vivia, non vorrei dire non che... Non voglio dire niente, è una sorpresa. Oh, amore, forse sono uno sciocca, non adesso capirlo. Non voglio parlare, ti dirò questa sera, vedrai. Lavoro il giornale questa mattina? Ma per favore, Vivia, la mattina presto, non dire mai queste parole, giornale, lavoro, mi fanno un effetto... Un nobile tempra di lavoratore, io a quest'ora ho già disegnato 3 modelli. Ma tu sei un vulcano di attività. Leggi un po' per piacere. Il buffone, ma è proprio una mania. Mi sta bene, non sembra una befana. Su, andiamo, è tardi. Peccato. Neanche la befana riesce ad addolcire il tuo cuore. Ma è possibile che tu debba sempre mascherarti? Devi essere nato di giovedì grasso, ti manca qualche venerdì? No, cara, sono nato di sabato inglese e mi piace la domenica. Se permette. Buongiorno, signora Vivia, se permette. Permetti? Buongiorno, Gaetano. Buongiorno, signor Alberti, e buon lavoro, se permette. Permetti? Lavoro? No, non permetto. Troppo presto. Addio, Gaetano. Fin dove mi accompagni? Non oltre il bicchierone mattutino, poi ognuno per la sua strada. Ho capito, anche oggi il marito va a piedi. E caro, ho un mucchio di cose da fare. Alle 10:30, e sono già passate, la signora Ritanzi. Poi il tappezziere. Alle 10:35 telefonare. Ah già, mi aspetta la signora Domine Dio. Alle 11:30 per i modelli. E poi c'è quella faccenda. Ma ci pensa la signora Domine Dio. Ah, poi con la signora Domine Dio. Ah, e ci fanno le contravvenzioni. Meglio 10 contravvenzioni che sentire ancora nominare la signora Domine Dio. Domine Dio. Io non capisco come faccia il Padre Eterno a permettere che uno si chiami Domine Dio. Ma Gianni, c'è gente che darebbe chissà che per conoscere la signora Domine Dio. Tiene Roma così. Povera Roma, in che mani è finita? Insomma, è un destino che non si possa mai stare un po' insieme. Non ho mai il tempo di spiegarti quanto ti voglio bene. Quello che sento qua dentro. Quindi, cara, è una sensazione. Una sensazione di vuoto come una specie di scatola per l'amore qui, chiusa in mezzo al petto. Ma non è un amore quieto, è come un gatto che graffia e va su e giù. Buongiorno, signora Vivia. Buongiorno. Sempre puntuale. È il solito? Sì, ma per carità, un bicchiere è enorme. Buongiorno, signor Alfredo. Buongiorno, signor Alberti. Anche lei è enorme. Enorme anche a me. Senti, stavo cercando di descriverti quello che io sento. È come un vuoto qui dentro. Il proprio panino col prosciutto, sarà fame? È come se fosse una scatola vuota, buia. Ma un buio dolce. Il fatto è che c'è anche il gatto. Ah, ho capito. È proprio come se un gatto cercasse una via d'uscita. Cos'è questa storia del gatto, amore? Senti, piuttosto, fammi il favore. Rimani fuori a colazione oggi. Mi raccomando, niente spaghetti, no. Stai ingrassando a vista d'occhio. E non tornare a casa prima delle 7. C'è la sorpresa. Vuoi farmi aspettare fino a stasera? È una cosa molto bella che cambierà la nostra vita. Una sola domanda, è permessa? Preferisci rosa o celeste? Ma io credo Havana. Havana? Stasera. Oh, che c'è, amore? C'è che adesso i gatti sono due. Lo vorli con un gotto di cognac. Due gatti col gotto. Due gatti? Due gotti col botto. E il signor Alberti è qua, caldo caldo. Che c'è? E il vise che è il giornale. Ma è il giornale, Gianni, rispondi, non fare il pelandrone. Pronto. Buondì, signor Alberti, le passo la cronaca. Ecco il signor Alberti, trovato. Parlino, si accomodino, profonde esequie. Stavamo per chiamare i pompieri, ma dove ti eri cacciato? Sei sveglio bene? Apri bene le orecchie, non fare come l'altra volta.